40 anni dal terremoto dell'Irpinia, oggi come allora l'appello è sempre per l'altruismo e la solidarietà. Oltre 3.000 casi in Campania, in aumento i morti in provincia di Salerno, De Luca rassicura sulla sanità. Gli alluvionati del Golfo chiedono aiuto, sul posto anche Stanziola e Picarone. Domato l'incendio sulla Mingardina, il secondo in 10 giorni, in corso le indagini sulla dinamica. Il parco archeologico di Pestum apre i suoi depositi, 2 milioni di reperti visitabili sul web. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. Ecco, vedete le immagini di Napoli. Napoli è stata anche particolarmente colpita. Uno stabile, un palazzo di 9 piani in via Stadera a Poggio Reale è crollato. Le testimonianze dicono che appare dopo la scossa come accartocciato. Vi abitavano. 40 anni fa morivano quasi 3.000 persone. Rase al suolo migliaia di abitazioni, spazzate via a meno che nel ricordo, intere famiglie e generazioni. Il terremoto dell'Irpinia, meglio conosciuto come quello dell'80, è stato uno dei più devastanti cataclismi conosciuti dalla storia italiana. Piccole comunità come Castelnuovo di Conza, Conza della Campania, Laviano, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto, Santomenna furono investiti da una furia devastatrice mai registrata fino ad allora ai piedi della catena appenninica dell'Irpinia. Il terremoto che alle 19.34 in una domenica di routine attraversò oltre 100 comuni, due regioni e tutte le province della Campania fu di decimo grado della scala Mercalli nel suo epicentro, dove portò devastazione e morte. Fate presto fu il titolo del Mattino, i caratteri cubitali sulla prima di copertina sono ancora un vivo ricordo nelle menti di chi, grande o piccolo, ricorda quel terremoto. Quel fate presto era il grido di tutti, di sollecitudine ad accorrere in quei luoghi i più devastati, cancellati da metri e metri di macerie. A quel tempo non esisteva la protezione civile, istituita proprio in seguito a quel disastro. Centinaia di persone infatti morirono nei giorni successivi al sisma, perché non raggiunti in tempo, dalle mani nude dei militari e dei volontari. Sul posto si recò immediatamente l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, primo testimone dello strazio, del dramma, della disperazione dei sopravvissuti. Io ricordo anche queste scene di una bambina che mi si è avvicinata disperata, mi si è gettata al collo e mi ha detto piangendo che aveva perduto sua madre, suo padre e i suoi fratelli. Una donna disperata e piangente che mi ha detto: io ho perduto mio marito e i miei figli. Oltre 26 miliardi di euro attuali spesi per la ricostruzione, che in definitiva non è mai stata ultimata. Fondi, tanti soldi risucchiati dalla bocca della camorra, caduto nell'oblio, il monito dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Belice. Io ricordo di essere andato in visita in Sicilia e a Palermo venne il parroco di Santa Ninfa con i suoi concittadini a lamentare questo, che a distanza di 13 anni nel Belice sono state ancora costruite case, le case promesse. I terremotati vivono ancora in baracche. Eppure allora furono stanziati, fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo, dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere, perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui. E si unisce al ricordo del terremoto dell'Irpinia di 40 anni fa anche il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, creando un parallelismo tra quel dramma e quello che a distanza di 40 anni fa tremare molti più popoli, il coronavirus. Fate presto per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha nulla,
Non fu solo un appello a chi doveva coordinare gli aiuti, ma fu il grido di dolore di un intero popolo che risuonò a lungo nella storia e risuona ancora nella coscienza di tutti noi, ha scritto Stranese. Un monito che oggi, a 40 anni da quella ferita profonda, è attualissimo. Non è il terremoto oggi che ci strazia, ma un virus che miete vittime innocenti, sul quale siamo chiamati tutti a intervenire presto e bene. Dobbiamo intervenire con grande responsabilità, tutti, ognuno, con il proprio ruolo. Dobbiamo lavorare tutti compatti contro il Covid-19 per tutelare la salute pubblica dei nostri cittadini, per il bene comune di donne e uomini, di lavoratori e famiglie. Oggi, come ieri, l'appello è sempre lo stesso: solidarietà, altruismo, comunione di intenti per sconfiggere una minaccia invisibile, proteggere i più deboli, aiutare chi ne ha bisogno. Oggi, come ieri, le parole del amato presidente Pertini spezzano il rumore delle parole, troppe, e ancora una volta, dopo 40 anni, appaiono come l'unica grande verità. Qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. Cala il numero dei positivi in Italia, poco più che 28.000 nuovi contagi da coronavirus, ma con quasi 50.000 tamponi in meno. In flessione pure il numero delle vittime, sono 562 come positivi registrati alla serata di ieri in Lombardia, 5.094. Qui ora si può certificare un'inversione del trend di crescita dei contagi, sicuramente influenzato dalle misure restrittive imposte dall'istituzione della zona rossa di 2 settimane fa, ma il numero delle terapie intensive a livello nazionale non appare in decrescita. È aumentato di 43 unità, passando da 3.758 a 3.801. Il dato relativo ai nuovi positivi pare contrarsi un po' ovunque, mentre è stabile in Campania, dove i contagi nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 24.000 tamponi, hanno superato i 3.200. Stabile il numero dei nuovi contagi in provincia di Salerno, ma si registrano più vittime. Una di queste è il parroco di Bellizzi, questa città al pari delle vicine, battipaglie deboli. Soffre particolarmente per il dilagare dei contagi. A Deboli, ad esempio, si sono superati i 500 casi dopo la positivizzazione al Covid di 17 soggetti, 4 casi a Capaccio Pestum, il totale di 73 positivi e un guarito. Altavilla Silentina, 32 casi totali, piange la scomparsa di un concittadino. Triste il suo destino, si era negativizzato al Covid, ma è deceduto per i gravi danni subiti a carico del polmone. Nessun ulteriore contagio ad Agropoli, per fortuna, ma ancora è in lutto per la morte del giovane Carlo Castaldo, 34 anni, ucciso proprio dal Covid nella giornata di sabato. 14 casi totali a Montecorice e 112 le persone in isolamento. Nessun aggiornamento da Castellabate, Pollica, Casalvelino ed Ascea, in via di guarigione, tutti positivi di Omignano e Salento, così come quelli di Orria. Nessuna nuova da Futani, mentre a Laurito sono stati tutti negativi i tamponi effettuati a carico di persone vicine ai 3 soggetti Covid presenti sul territorio. Vallo della Lucania, sempre non pervenuta nessun comunicato ufficiale dal 2 di novembre. In attesa di tampone e risultato alle 13 persone in quarantena nel comune di Gioi Cilento. Buon abitacolo nel Vallo Lidiano piange la sua 6ª vittima, poco più che una 30ina di contagiate, ma ben 6 anziani non ce l'hanno fatta a superare la malattia. E sempre allo studio la situazione di verifica di fattibilità per il ritorno a scuola. Quella di domani, 24 novembre, annunciata come la data entro la quale si sarebbe ripresa l'attività scolastica in presenza degli asili e delle prime classi delle elementari, appare sempre più come una prova del 9 rispetto a quante persone sono state disposte a sottoporsi a test rapido, anche se in molte non sono riuscite neppure a prendere un appuntamento telefonico per intasamento delle linee.
In sintesi, la regione demanda ai sindaci la responsabilità di bloccare il ritorno in classe, rientrando questo potere nelle funzioni in carico. Ad ogni modo, non si tornerà a scuola se non con una situazione epidemiologica chiara e senza aver effettuato il test rapido richiesto. Intanto, nella giornata di ieri si è svolta a Palazzo Santa Lucia la riunione periodica convocata dal presidente De Luca con i direttori sanitari delle ASL e con l'unità di crisi per la valutazione della situazione Covid-19 in Campania. I direttori sanitari hanno fornito le informazioni relative alle aree e alle strutture di loro competenza. È stata verificata la piena tenuta del sistema sanitario regionale nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda i posti letto, sia ordinari sia di terapia intensiva. È stata a questo riguardo sottolineata l'importanza dei trasferimenti dei pazienti presso le strutture private. Questo ha consentito, soprattutto negli ultimi giorni, di decongestionare gli ospedali pubblici, in particolare per quanto riguarda la città di Napoli, il Cardarelli e il Cotugno. È stato rilevato nel corso della riunione come il sistema sanitario regionale, nonostante il grande impegno nell'affrontare l'emergenza Covid-19, continui ad effettuare prestazioni ed interventi di grande complessità in tutti i settori dell'assistenza. L'ospedale Cardarelli di Napoli, ad esempio, ha effettuato 26 trapianti di fegato. Il Monaldi, da gennaio ad oggi, ha eseguito 550 interventi di chirurgia toracica, il 95% dei quali su pazienti oncologici con tumori polmonari. Sono stati poi presi in esame specifici punti che riguardano la gestione dell'epidemia. È stata effettuata la verifica sull'andamento dei tamponi, rilevando l'elevata crescita del numero medio dei test giornalieri, più che triplicati negli ultimi 90 giorni, nonché il netto miglioramento della riduzione della tempistica di comunicazione ai cittadini dell'esito dell'esame, che oggi viene normalmente trasmesso entro 24 ore nella quasi totalità dei casi. Non è mancato infine il punto sulla situazione della scuola. Sulla base dei dati e delle relazioni presentate verranno assunte le decisioni in merito alla riapertura delle attività in presenza delle classi scolastiche prese in esame, fatta salvo in ogni caso la possibilità per i singoli comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente su singoli territori. Nel frattempo è stato stabilito che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni di screening estese alle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quelle coinvolte finora. Ed infatti il sindaco di Vallo della Lucania ha immediatamente emesso un'ordinanza nella quale conferma fino al giorno 3 dicembre l'interruzione della didattica in presenza. Si lavora da giorni nel Golfo di Policastro per ripulire il territorio da una massa di fango e di detriti che l'alluvione ha riversato per le strade, ma anche nelle abitazioni. Tanti danni subiti dai cittadini che hanno visto i loro sacrifici portati via dalla furia dell'acqua e che a questo punto vorrebbero un aiuto concreto anche da parte del governo centrale. Io mi chiamo Cinzia Chindemi, vivo a Spani, sì. Questo è il mio paese capitello, sì. Ormai distrutto completamente, persone che hanno perso case, di tutto, anni di sacrificio in 2 ore, forse anche meno. Allora ciò che chiediamo è che intervengano le autorità grandi, le autorità tipo Mediaset, il governo che ci manda degli aiuti, perché un paese piccolo come il nostro, per quanto può fare, non può avere tanti fondi, non abbiamo tanti fondi per aiutare. Basta guardare di fronte tutte le case, materassi, cucine nuove che sono stati completamente... I sacrifici di una vita che sono andati in fumo in 2 ore praticamente. In meno di due ore. Gente che viva, che si è calata dai balconi. Allora, gentilmente, io chiedo soltanto una cosa, che le reti nazionali, che qualcuno del governo è il momento di aiutarci. Siamo un paese piccolo, noi soli non possiamo fare nulla. Ci possiamo aiutare a vicenda, l'uno con l'altro. Abbiamo bisogno di fondi, abbiamo bisogno di aiuto. Più di questo non possiamo dire. E siamo ancora in pericolo. Quindi, gentilmente, qualcuno, non lo so, a chi rivolgersi non ho idea, ma che qualcuno ci aiuti.
evitiamo questa India, perché allora se ci fosse stato il morto saremmo stati in prima linea, se ci fosse stato il morto non c'è stato, ringraziando a Dio, e non siamo stati considerati, ok? Allora, visto che siamo tutti vivi, però non abbiamo più niente, non abbiamo case, non abbiamo più niente, vi chiedo aiuto, assolutamente aiuto, aiutateci, aiutate le nostre famiglie, aiutate i nostri amici, aiutate Capitello e il Golfo di Policastro. Grazie. Purtroppo, dispiacente, qua non è stata un'alluvione normale, ma super male. Però grazie a Dio siamo salvi, in salute, abbiamo tutti i proprietari che stiamo qua, non è successo niente di male, grazie a Dio. Però che possiamo fare? Contro la naturalezza non possiamo fare niente. Ma lei era presente quando c'è stata l'alluvione, era in casa? Sì, a luna di notte sono sceso sotto e che volevamo cacciare le macchine fuori perché stavano nel garage e c'era un metro di acqua. Dico no, andiamo sopra al secondo piano che ci salviamo, se no ci possiamo anche morire, perché le pietre qua non sono state pietre, sono state grandissime, 50 per 50, 60 per 60 le pietre, ma incredibile, proprio incredibile. Io non ho visto mai una cosa del genere, però purtroppo che dobbiamo fare? Adesso bisogna solo riparare i danni e cercare di risolverli il prima possibile. È un aiuto pure, è un aiuto se è possibile che può aiutare, se non può aiutare non facciamo niente. Che possiamo fare noi? Siamo esseri umani tutti. Ho fatto calcio a Sapri, quindi una decina d'anni. Sì. Questa casetta l'hanno comprata i genitori di mia moglie e quando sono venuto martedì mattina che mi ha chiamato la signora sono rimasto veramente fuori di me, cioè per poco non mi ha preso un infarto. 3 metri di materiale, tutto pieno, i giardini pieni, sono 200 metri di giardini e in un garage pieno, scaletta della doccia, tutto perduto. Diciamo che la struttura ha subito dei danni ed è impraticabile. Ancora non sappiamo, ci hanno assicurato gli amministratori, veramente hanno avuto molto attenzione, sono presi tutti quanti, il sindaco in prima persona, l'assessore consolato, insomma sono venuti tutti, ci hanno dato una grossa mano, però ci vuole il tempo purtroppo perché era troppo materiale. Fortunatamente voi non eravate in casa, quindi no, perché siete di Sassano. Non abito qua, sono di Sassano, ma sono 35 anni che tengo questa casetta qua, però non ho visto mai una cosa del genere. Ma io voglio fare un appello a chi, ma non lo so le colpe che sono di questo canale, perché io da 30 anni non l'ho visto mai pulire. Mai, quindi e per forza si è buttato là e straripato là sotto. Questo poverino di Napoli se l'avevo comprato già da una decina d'anni eppure ha subito grossi danni, quindi siamo veramente distrutti. Vanno a rilento un po' i lavori perché c'è troppo materiale, veramente c'è troppo materiale. Come si chiama lei? Giovanni Ferro di Sassano, sono in pensione, ex dipendente del comune di Sassano. Io mi ha fatto più piacere che il sindaco ha chiamato il consigliere regionale Pellegrino, è venuto sul posto, si è reso conto dei danni che ci sono, però ha detto che c'è troppo per pulire i canali, c'è troppa burocrazia. Poi chi ne paga le pene sono i cittadini. Quindi noi facciamo un appello alla regione, alla provincia, al genio civile che mi pare che è proprio se ne strafrega dei canali. È stato un weekend, quello appena trascorso, decisamente difficile per il Golfo di Policastro, segnato dalla terribile alluvione che nel corso della notte del 16 novembre ha invaso gran parte del territorio, provocando danni inestimabili. Una situazione fin da subito attenzionata dai massimi esponenti della politica provinciale e regionale, che nei giorni scorsi si sono interfacciati con i sindaci dei comuni di Santa Marina, Espani e Vibonati per fare il punto della situazione. Onorevole Picarone, siamo qui questo pomeriggio nel Golfo di Policastro, precisamente a Villa a Mare. Il golfo è stato colpito da una catastrofe, da un'alluvione che ha lasciato molti danni. Le istituzioni e diciamo, i massimi esponenti della provincia e della regione sono qui per fare un sopralluogo e per capire cosa è successo e cosa verrà fatto nell'imminente. Beh, in realtà già il vicepresidente e il presidente della regione hanno mandato qui tutti i responsabili della protezione civile, del genio civile, per fare un po' la conta dei danni e per verificare quali fossero le possibilità di intervento immediato, le somme urgenze da attivare. E poi mi pare di aver capito che siamo nelle condizioni e nella necessità di far dichiarare lo stato di calamità, ed è quello che cercheremo di fare anche per
cercare di attivare il massimo delle risorse possibili e i ristori a quelli che hanno subito i danni, oltre che ripristinare prontamente gli snodi pubblici e le strutture che sono state messe in pericolo. Anzi, le strutture che sono crollate, in questo caso è sparita completamente una strada e si è creata una voragine che minaccia anche un'abitazione che sta proprio prospiciente al mare, ma i danni un po' in tutto il Golfo di Policastro sono notevoli, parecchio anche sulle strutture pubbliche qui a Villammare, a Ispani, a Policastro, anche qualcosina a Palinuro. Diciamo che è veramente il caso di intervenire con adeguate misure. Ecco, onorevole, qui, proprio qui nel comune di Vibonati, sono cadute strade, appunto, sono caduti ponti e molte famiglie sono state sfollate. La situazione è veramente drammatica. Sì, è drammatica e d'altra parte il problema è stato accentuato da una grande situazione, uno stato, diciamo, preesistente di erosione della costa, che insieme alle condizioni meteorologiche assolutamente eccezionali ha creato un mix di situazioni che hanno messo soprattutto la costa a dura prova. Dobbiamo intervenire in maniera adeguata, vediamo pure se è il caso di rimpinguare i fondi per le somme urgenze e fare tutto quanto è necessario. Da lunedì sarò in regione con gli uffici per vedere di attivare il massimo dell'intervento possibile. Siamo intervenuti con gli accertamenti tecnici necessari, sono venute il capo della protezione civile Italo Giuliva, ha mandato qui i suoi tecnici che sono restati per giorni per quantificare i danni. Abbiamo un quadro abbastanza preciso della situazione, adesso si tratta di vedere anche di attivare il governo su quello che è la necessità dell'intervento, perché è chiaro che lo stato di calamità va dichiarato. Oggi con me ci sta anche il vicepresidente della provincia, che avrà un ruolo anche quest'ente per quello che bisogna attivare. Carmelo Stanziola, vicepresidente della provincia, qui sul luogo, diciamo, nel Golfo di Policastro, per fare la conta dei danni, per vedere cosa è successo in due ore, un'alluvione che ha colpito parte del Golfo e ha creato danni strutturali, ma anche parecchie famiglie hanno perso tutto. Io penso e ritengo che il ruolo della politica e delle istituzioni in particolar modo si vede anche e soprattutto in questi momenti. Noi come provincia, con mille difficoltà, l'altro giorno abbiamo attivato le procedure per far richiesta dello stato di calamità naturale, perché ritenevamo e riteniamo che questa zona sud della provincia di Salerno, è meno male che il maltempo è durato solo tre ore e non ha, diciamo, continuato, perché guardando oggi, rendendoci oggi conto di quello che è accaduto, se fosse continuato probabilmente i danni oggi sarebbero stati molti di più. E quindi come provincia siamo qua insieme alla regione Campania non solo a contare i danni, come dicevi tu, ma a condividere un percorso, perché ieri c'è stato anche un funzionario della provincia, un geologo, insieme alla regione Campania e al Genio Civile, per condividere un percorso, perché qui c'è la 54 che interessa, la SP54 della provincia, la SP82, strade che necessitano di interventi, per cui lunedì mattina torneranno di nuovo i funzionari della provincia e se dobbiamo attivare procedure tali da dare risposte immediate, come provincia lo faremo, così come lo stiamo facendo in altre realtà. Stamattina anche a Montecorici c'è stato un problema, quindi come provincia siamo al fianco dei cittadini, perché è giusto come istituzioni condividere questi momenti in sinergia con tutti gli organismi preposti a dare le giuste e doverose risposte. Terribile incendio nella serata di ieri a Camerota, il secondo in poco più che 10 giorni e sempre di notevoli proporzioni. Per diverse ore i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una complessa attività di spegnimento delle fiamme che, complice il vento, stavano divorando in un attimo ettari di macchia mediterranea. Tanta preoccupazione circa il propagamento delle fiamme che però, grazie al coordinamento dei Vigili del Fuoco e del locale nucleo di Protezione Civile,
si è riusciti nell'opera di spegnimento dell'incendio che stava assumendo proporzioni notevoli. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, perché non si esclude la mano dolosa dell'innesco, considerato anche il recente ulteriore incendio, sempre in una zona limitrofa, avvenuto il 12 novembre scorso. Sarà bonificata l'ex discarica di Castellabate, si è pronunciato nel merito lo stesso Consiglio dei Ministri che alcuni giorni fa, in seguito alla richiesta del Comune a pronunciarsi riguardo al blocco dei fondi oltre 1 milione di euro per la bonifica in piano Melaino di Castellabate imposta dal Ministero dei Beni Culturali, ha deciso di riavviare l'iter congelato. Dopo circa un anno di stallo, dunque, la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato quindi risposta alle opposizioni formulate dalla Soprintendenza di Salerno ed Avellino per il tramite del Ministero dei Beni Culturali, che avevano di fatto congelato gli interventi finanziati nel 2014 con fondi Por Campania per circa 1.300.000 euro. Si pone finalmente fine ad una serie di vicende che hanno portato ad un lungo e tortuoso iter amministrativo e politico e che hanno visto il coinvolgimento anche del deputato Vittorio Sgarbi e la sollecitazione urgente del senatore Antonio Iannone, che ha presentato un'interrogazione parlamentare nel merito. Quanto deciso dopo 10 mesi di estenuante attesa corrisponde a quanto già richiesto dal nostro comune negli incontri tenutisi a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio e quanto trasmesso dai nostri uffici negli elaborati tecnici contenenti le indicazioni richieste dal Ministero dei Beni Culturali, che corrispondono esattamente alle prescrizioni che ci sono oggi dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri nel merito della vicenda. Tutto questo tempo perso, al quale si era aggiunto il rischio di perdere un importante finanziamento, appare davvero inspiegabile ed in epoca in cui da più fronti e da tutte le parti politiche si chiede una sburocratizzazione e uno snellimento delle procedure. Quindi, dopo l'adozione, e mi auguro sia fatta in tempi veloci, da parte della Regione Campania del nuovo provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi contenente le prescrizioni, potremo finalmente continuare un intervento importantissimo in termini ambientali e molto atteso dalla cittadinanza per la riqualificazione di un'area del grande pregio naturalistico. Circa 2 milioni di reperti archeologici stipati nei depositi di Pestum, resti di magnifiche tombe lucane, lastre funerarie, vase, lame e suppellettili di inestimabile valore che provengono anche dalle antiche comunità vicine a Posidonia e dei quali ce ne viene svelato il mistero e le preziosità grazie a Marco Vasile, assistente alla fruizione, all'accoglienza e alla vigilanza del Parco Archeologico di Pestum. La collezione principale dei depositi consiste nelle lastre lucane. Noi a partire dal 2016 abbiamo reso accessibile questo luogo, che consiste in 3 corridoi, quindi è una parte del museo, e abbiamo reso quindi accessibile il luogo e fruibili molte lastre lucane. Sono delle lastre tombali che costituivano alcune tombe sotterrate. Tombe dipinte, il periodo dunque quello in cui la città di Pestum era assoggettata al dominio dei Lucani. Siamo nel IV secolo avanti Cristo, dunque successivamente alla fase greca, dove avvenne la fondazione della città. Qui ci troviamo in uno dei vanti delle nostre visite guidate. Come ho detto, l'abbiamo cominciata nel 2016, poi dal 2018-2019 le abbiamo un po' riconfigurate, le abbiamo anzitutto disposte in ogni giorno nei pomeriggi, tranne il lunedì, giorno in cui il museo era chiuso. E poi abbiamo sistemato qui un tavolino con una serie di oggetti originali, questa è l'eccezionalità, che appartengono ad una tomba. Questa tomba era stata scoperta nel 1955, nell'ottobre del 1955, in una località molto vicina alle mura della città che si chiama Laghetto. Adesso vedremo una tomba di differente tipologia rispetto alle altre. Le precedenti erano tombe a cassa, dunque una vera e propria cassa con
composta da lastre, sepolta circa 1,5-2 metri di profondità. Questa che invece abbiamo qui ed è stata ricostruita nella sua configurazione originaria non è una tomba a cassa, chiaramente, è una tomba chiamata a camera. C'è però una cosa sorprendente che accomuna entrambe le tombe: tutte e due le tipologie erano concepite per essere sepolte, dunque non si tratta di tombe concepite per essere visitate dai parenti del defunto, ma sono tombe concepite solamente per creare un luogo accogliente per la salma e per in qualche modo favorire il trapasso nel mondo dei morti, nell'aldilà. Le raffigurazioni su questa tomba sono molto belle. È una tomba che celebra la sua scena principale in fondo, quindi questa che abbiamo di fronte. E qui c'è in sostanza il ricongiungimento tra la defunta che è raffigurata e simboleggiata da questa donna e il suo antenato. Quindi si stanno ricongiungendo e l'antenato la sta accogliendo nel mondo dei morti e accogliendola sta creando continuità, quindi le sta dicendo in sostanza che ha fatto bene in vita, che dunque appartiene a questo gruppo, a questo clan. Queste sono tutte tombe che appartenevano a gruppi familiari importanti. Questo personaggio si distingue per una caratteristica, la vediamo subito qui, è questo anello. Questo anello probabilmente indica un suo status particolare, quello di magistrato. Dunque, in sostanza, è l'anello che denota questa sua condizione particolare. E qui vediamo una sorta di corteo, ma si distingue, c'è anche su un'altra tomba che è custodita in un altro luogo dei depositi, un cagnolino. C'è un cagnolino su un sacco portato da un cavallo. Questa scena nella sua complessità dovrebbe rappresentare la ricchezza, dunque lo status socio-economico del gruppo di appartenenza della defunta.